Consentitemi, insieme a Nicola oggi vorrei che lo facesse Nicola, vogliamo presentare Smaf di Nassi, di Massi, che è una, diciamo, per noi è una persona di rara intelligenza, ha scritto molto, ha scritto dei libri. Viene da lontano, dirà lei da dove viene. Gli abbiamo chiesto di candidarsi con noi ed è una candidatura importante da questo punto di vista, che qualifica insieme ad altri questa lista. Vorrei che continuasse nella presentazione Nicola e poi dare la parola. Non ho molto da aggiungere, Angelo è stato molto chiaro, anche questa è per noi una candidatura che qualifica la nostra proposta, la nostra lista. Tra le questioni che abbiamo posto al centro dell'attenzione c'è una questione che riguarda i diritti civili, i diritti di libertà di tutti e tutte, la possibilità di costruire un paese più uguale, in un paese in cui i diritti sono spesso negati a persone senza alcuna ragione comprensibile. Ecco, la proposta che abbiamo fatto a Inzaf va esattamente in questa direzione, le sue qualità Angelo le ha ricordate e le conosce chiunque abbia avuto la fortuna, oltre che la possibilità di poterla ascoltare o di poterla leggere. Grazie, io mi chiamo Inzaf Di Massi, ho 25 anni, sono laureata in relazioni internazionali, sono della provincia di Modena e appunto come dicevo ho 25 anni, sono nata in Tunisia, sono arrivata in Italia all'età di 9 mesi e grazie mille per questa proposta, per questa candidatura che sono obbligata a rifiutare perché non ho ancora la cittadinanza italiana. Nonostante io sia nata appunto in Tunisia, arrivata soltanto all'età di 9 mesi in Italia e sia in Italia da 25 anni e qui abbia svolto tutta la mia vita, in Italia tuttora non esiste una legge sulla cittadinanza che garantisca a chi come me è italiano al 100%, qui vive la vita, qui studia, qui ha tutte le sue relazioni sociali eppure non è riconosciuto cittadino del proprio paese, che è l'Italia. Quindi 25 anni di vita per il mio paese non contano niente, la mia attività politica, il mio attivismo politico non valgono niente perché non esiste una legge sulla cittadinanza che ci riconosca come degni di essere cittadini di questo paese. Grazie. Ma Inzaf è più italiana di tanti di quelli che dicono prima gli italiani. Ecco, insomma, la lezione forte che oggi Inzaf dà all'Italia è una lezione che dovrebbe fare arrabbiare ma fa anche commuovere, perché è una donna che ha una cultura incredibile, una voglia di difendere il proprio paese e questo francamente è inaccettabile, come oggi questa destra impedisca ai nostri giovani di dare il contributo e anche la dignità che è necessario che sia data. Ecco, questa è la destra che noi non vogliamo di questo paese. Una legge sulla cittadinanza deve essere una priorità per la sinistra che abbiamo in Italia. Abbiamo iniziato all'inizio degli anni 2000 a presentare in Parlamento una legge di iniziativa popolare per la modifica della legge sulla cittadinanza che risale al 92, quindi sono 30 anni che esiste una legge anacronistica, discriminatoria, classista. Se si è di sinistra vuol dire che bisogna portare avanti fino in fondo il tema della cittadinanza, perché la dignità dei cittadini è il primo punto programmatico di una vera lista di sinistra. Quindi sì, è un tema fondamentale, un tema che deve essere in cima alle priorità di questa coalizione, di questa sinistra. Io, accettando questa non candidatura, promuovo e riconosco la volontà di agire in questo senso. La destra ha ostacolato, però questa legge è arrivata in Parlamento nel 2015, la prima volta, passata alla Camera e in Senato non c'è stato neanche il numero legale per poter votare la legge nel 2017. È una priorità e deve passare il prima possibile. Siamo 1.200.000 ragazzi, nati o arrivati da molto piccoli, qua cresciuti, ma non ancora riconosciuti cittadini del nostro paese. Quindi sì, è una priorità per la tenuta democratica del nostro paese. E in Parlamento, su questo ci possono contare i cittadini e le cittadine di questo paese, anche coloro a cui la cittadinanza non è ancora stata riconosciuta. Noi ci batteremo perché quello che succede oggi a Inzaf non succeda più a nessuno e a nessuno.